Francesco Tamburella, coordinatore di Consumer Lab, per illustrare la tesi congressuale. Allora, siamo al terzo anno. Quest'anno la ricerca è veramente tosta. Ci abbiamo messo 6 mesi di lavoro intenso ed è la sintesi di 15 anni di lavoro. La sintesi nel senso che è lo sviluppo di 15 anni di lavoro attraverso 25 ricerche. Noi quest'anno parleremo con chiarezza, l'abbiamo sempre fatto, ma quest'anno diamo i numeri esatti. Questa è la prima ricerca di 15 anni fa. Ci siamo chiesti come la pensa il consumatore. È un gigante nano, perché? Perché non aveva ancora capito, e non l'ho ancora capito, quanto è importante la sua presenza nel mercato. I consumatori, nonostante le associazioni facciano un egregio lavoro, non sono convinti del loro potere contrattuale. Gli inglesi chiamano consumer clout. Il potere del consumatore è uno schiaffo che devono dare le aziende che non rispettano le regole. Poi siamo andati sulle microimprese e abbiamo detto sono fantasmi all'opera, perché sono le vittime del mercato, perché lavorano, producono, fanno sacrifici e guadagnano meno di tutte le altre aziende. Sono fantasmi all'opera perché sono la vera forza dell'economia italiana, non certamente rispetto ai volumi, ma come struttura di sicurezza sociale. Le abbiamo rivisto questo contratto e abbiamo fatto l'Italia che vogliono gli italiani. Abbiamo chiesto ai consumatori, che cosa vorreste fare? Qui ci sono 600 proposte da parte dei consumatori di come vorrebbero cambiare l'Italia. Questo è un lavoro, anche questo che abbiamo fatto 2 volte, eccolo qui, l'Italia con l'Italia 2 anni dopo. L'abbiamo riproposto, l'abbiamo aggiornato, l'abbiamo integrato. E siamo arrivati a 6 anni fa, 2016. Abbiamo capito che mancava una cosa, parlare di sostenibilità. Questo è il primo report che abbiamo fatto, che ha creato un po' di problemi, che abbiamo cominciato a dire la verità alle aziende. Basta chiacchiere, basta fantasie, basta fare promesse e non mantenerle, o mantenerle in maniera diversa. Quindi arriviamo adesso a questo. In 15 anni abbiamo fatto i nostri 2 centri studi, Comitas si occupa di microimprese, consumer lab e consumatori, abbiamo oggi una rete di 9.000 imprenditori manager, non dico che ci ho parlato con tutti, ma con tanti, 80.000 cittadini consumatori, di cui il 10% sono molto reattivi. Questo ci consente di fare delle ricerche che pochi possono fare oggi, perché il nostro database è aggiornato in continuazione. Noi non chiediamo nome, cognome, indirizzo, chi sei, chiediamo una sola cosa: che ti piace, cosa vuoi fare, cosa vuoi cambiare. Quindi i nostri interlocutori ci danno delle ricerche che hanno una responsive altissima. Noi siamo intorno al 20% di redemption, che è un numero straordinario per le ricerche di mercato via web. E abbiamo 3.000 bilanci di sostenibilità che abbiamo catalogati e sono tutti pubblicati sul sito Nextpedia. Questo per dimostrare che noi sono tutti numeri pubblici, i nostri bilanci sono pubblici, le nostre ricerche sono pubbliche e tutte gratuitamente a disposizione delle persone. Cominciamo a vedere com'è la situazione oggi. Questo è il campo italiano. 4.253.000 imprese, quelle che contano sono quelle da 50, contano perché fanno veramente l'economia, ma guardate quanto sono quelle piccole, 4 milioni di microimprese, sono quelle che hanno fino a 9 dipendenti, 4 milioni, e sono tutti fornitori. Poi di questo parleremo dopo, perché 09 e 10, 19 e 20, 49 sono i fornitori delle grandi. Le grandi sono le medie, 22.000, le grandi 2.534 fino a 500 dipendenti, oltre 500, 1.521. Questo è lo Stato italiano. Adesso andiamo su un altro indice, perché a voi ci piace incrociare i dati. Questo è l'indice Mediobanca. Le più grandi aziende italiane sono 2.612, come le ha classificate Mediobanca? Mediamente fatturano più di 70 milioni. Bene, questa è la distribuzione. Come vedete, la parte del leone la fanno le banche, pensate, 347 banche che lavorano per 1.843 grandi imprese,
e più quelle, tutte quelle che abbiamo detto. Anche questo ve lo riciterò dopo questo, perché è un dato importante. Queste sono quelle che, di tutte quelle che abbiamo detto, hanno presentato il bilancio in conto, secondo la nuova legge. Sono solamente 211, anzi, per certezza, sono di meno, perché non tutti sono, molti sono volontari, sono 190 quelli obbligati. Ora, pensate, in 7 anni della direttiva, solamente 190 aziende si sono rese disponibili a pubblicare il loro bilancio, o meglio, la propria dichiarazione non finanziaria, sulla Consob. Cioè, qual è il sintesi? Mi pare un po' poco. Queste poi sono quelle di Borsa Italiana, anche queste dovrebbero essere tutte considerate aziende che hanno interesse pubblico e che hanno tutti i soldi presi a prestito da qualche parte, dovrebbero documentare. Di queste quante lo fanno? Non lo so. Delle 2600, qui andiamo sui numeri ancora più precisi. Di queste grandi imprese, Indice Mediobanca, quelle che sono più aperte al dialogo e quindi pubblicano il bilancio di sostenibilità, vediamo, il Vetropiano è il migliore del mercato. Vetropiano e Cura, non me lo sarei mai aspettato, eppure questo settore è molto attento. Poi vedremo il peggiore. Poi abbiamo i servizi pubblici, telecomunicazioni, costruzioni, energia. Chi sono questi? Sono le grandi imprese, sono le utility. Quindi queste sono quasi obbligate a farlo. Però poi vai a leggere i bilanci, non capisce niente nessuno di cosa dicono, cosa fanno, perché sono bilanci di 150, 200, 500 pagine che non servono a niente. Vediamo quelli un po' meno. Pensate, la cosmetica è il 6% delle aziende documentano la loro sostenibilità. Questo è gravissimo, perché la cosmetica non è solamente un fatto di sostenibilità, è un fatto anche di salute. E tu non mi documenti come lavori e non me lo spieghi, e qualcuno che lo fa il bilancio, sono bilanci ridicoli. Una ha scritto: sono sostenibile perché ho messo i pannelli solari, sono sostenibile perché ho fatto le confezioni biodegradabili, sono sostenibile perché ho fatto le auto elettriche, le colonnine per le auto elettriche, per cortesia. La metallurgia, pubblicità e spettacolo, distribuzione, industria del legno. L'industria del legno, prima della cosmetica, è la peggiore. Chi sarebbe mai aspettato che l'industria del legno è così arretrata nel documentare il rispetto per la natura? Anche qui non è solamente un fatto di sostenibilità. Questi devastano le foreste, questi importano il legno non si sa da dove. Poi di questo ne parleremo dopo, perché c'è parleremo di questo argomento in maniera molto dettagliata. Allora, quindi abbiamo che 1.255 aziende di questo gruppo, diciamo la crema dell'economia italiana, non tratta di sostenibilità nel proprio sito, neanche ne parla. Mentre 1.387, il 53%, parla di questo sito. Nel suo sito parla di sostenibilità. Ma poi il bilancio, parlare di sostenibilità nel sito sono chiacchiere. Il bilancio mi deve dire numeri, fatti, impatti. E non sempre. 738 pubblicano il bilancio di sostenibilità, di quelle che ne parlano, e quindi il 55 di queste neanche lo fanno, lo rinviano alla capogruppo, come le banche. Le banche fanno così, delle reti di banche ne fa un bilancio per tutti, per cui io che ho un mio territorio che curo con la mia banca, mi rivolgo a quello che magari sta al nord e parla dei fatti suoi, non va bene. Adesso andiamo più in basso. Le famose 25.000 imprese che hanno tra 50 e 500 dipendenti, quante fanno il bilancio? Allora, il 17% ne parla nel sito. Guardate come sono crollati i numeri. Il 17% ne parla del sito. Il 6% ne fa un bilancio. Allora, ci rendiamo conto come siamo arretrati. Questi, c'è chi dice che io sono polemico e aggressivo. Questi sono numeri, io non è che dico nulla, questo è un numero, questo è un lavoro mostruoso. Abbiamo aperto 25.000 siti web per vedere come parlano, se ne parlano e se pubblicano. Questo è il risultato. Chiunque non ci crede, lo aspetto. Adesso vediamo la classifica di questi bilanci. Vedete che
c'è una certa omogeneità tra gli alimentari, finalmente un dato che mi interessa, gli alimentari. Poi abbiamo l'edilizia, i servizi, le utility, la manifattura, la farmaceutica, la cosmetica, qui è peggio, c'è pure la farmaceutica qua dentro, quindi pensate un po' come siamo attenti. Quindi ecco, questa è la realtà. I siti web vediamo che li fanno moltissimi, parlo dei medi, come vedete la media sul campo è del 90%, il 10% delle 1506 imprese neanche le presenta sul sito web. Non è tanto, però è una prova che proprio che ci stai a fare sul mercato. Allora, questo è un dato molto significativo. Noi abbiamo 136.000 imprese che esportano. Allora, tutte le indagini dicono che l'export deve essere connotato di sostenibilità. Già lo è, ma tra poco diventerà sempre più vincolante, tant'è vero che la nuova direttiva europea parla molto chiaro e dice che non solo tu che sei obbligato a fare il bilancio, ma devi garantire per tutta la tua filiera. Quindi qui siamo talmente indietro nella redazione dei bilanci di sostenibilità che è un po' preoccupante. Noi abbiamo 75.000 imprese, pensate, le piccoline, che, scusate, 77.000, che esportano poco, fino a 75.000 euro l'anno. Niente, eppure sono tante. Pensate che potenziale c'è. Questi si sono organizzati per esportare, che non è facile, ma lo fanno solamente per pochi numeri. Questo è un lavoro che si può sviluppare moltissimo. Poi ci sono le grandi, 4.990, che fatturano il 72% dell'insieme, e poi sono le altre imprese. Quindi l'1% circa di queste fa il bilancio, cioè rendiconta in che maniera produce. Se questa produzione rispetta i famosi criteri ESG e soprattutto c'è l'ambiente, la società e la governance, cioè il comportamento e la gestione. Come pensate che il Made in Italy domani è competitivo con questi numeri? Già oggi molte aziende del Nord Europa o dell'America ti chiedono: mi dai la tua documentazione di sostenibilità? Ora, se solo quelle 4.990 che fatturano più di 15 milioni, di queste saranno 200 quelle che l'hanno fatto, tra poco che fanno queste? Non è che la sostenibilità si improvvisa, ragazzi, non è una pittata. La sostenibilità è una struttura di impresa vocata a certi principi e certi obiettivi. Quindi non è che te li dai dall'oggi al domani. Allora, adesso quindi abbiamo parlato delle imprese grandi, abbiamo parlato delle imprese medie, non parliamo delle piccole perché sono troppe, noi aprire 4 milioni di bilanci non ce la facciamo, ma credo che sia un lavoro inutile perché sono veramente pochi chi fa il bilancio sotto i 50 dipendenti. Bene, i manager parlando, io ci parlo in maniera confidenziale, ci ho parlato io con questi, questa è la realtà. Hanno un programma attuato in rotazione di sostenibility reporting, cioè sono pronti a fare il bilancio? Il 15% dice: l'ho fatto, è vero, lo sto facendo, va bene. In programma breve, vabbè, vediamo. Ancora a definire, è prematuro, il 15% dice: che ci faccio col bilancio oggi? Adesso aspetta che entri in vigore la direttiva, che non ti fanno fare più niente se non ce l'hai questo bilancio, che cosa mi dice che è prematuro? Continuiamo. Perché redigi il bilancio di sostenibilità? Questi sono dati importanti per capire cosa c'ha nella testa dei nostri imprenditori. Occorre tenere il passo con il mercato, giusto. Però che significa non lo so. Vabbè, lo fai perché marketing? Va bene. Migliora la produzione? Ottima idea. Costringe a innovare nella direzione richiesta dai trend? Un po' più convincente questa risposta, ma ancora non è totalmente convincente. Un arma di convincimento in più per il consumatore, marketing. In attesa della prossima obbligatorietà, cioè, lo redigo in attesa della prossima obbligatorietà, che significa? Sì, lo sto redigendo, però non lo pubblico. Servono notizie nuove da dare al mercato. Va bene, nessuno mi avesse detto lo faccio perché ho cambiato l'azienda. Ce ne fosse uno che me l'ha detto. E parliamo di manager anche di alto livello.
tutti mi dicono queste chiacchiere qua, io non ho non voglio influenzare, perché se uno fa un'indagine fa parlare una persona e scrive. Questa è la realtà. La risposta che io avrei dato, e molti qui dentro l'avrebbero data: ho cambiato l'azienda, ho preso la mia azienda, le ho fatto fare un bel percorso di rinnovamento e di adeguamento ai principi che servono per essere un domani rispettosi dell'ambiente, degli altri, delle fasce deboli, tutto quello che volete, dei propri dipendenti. Qui ci facciamo due risate. Perché non lo ridicono? Non sono convinto che sia necessità e urgenza. Costa troppo rispetto alla resa. Certo, questo si aspetta che fa un bilancio e domani raddoppia il fatturato. Anzi, tu fai il bilancio per trattenere il tuo fatturato, perché altrimenti questo lo perdi. Ho poco da raccontare, viva la faccia, meno male. Però inventati, perché c'è poco da raccontare, a parte che non è vero, perché qualsiasi azienda ha in sé, per il fatto stesso che fa profitto, delle cose buone da raccontare. Bisogna vedere se questo profitto lo fa senza vizi occulti, danni collaterali, rischi non calcolati, nel rispetto delle leggi, eccetera, eccetera. Non è chiaro e cogente il quadro normativo. Questo lo posso capire, perché adesso, quando poi il professor Zambon ci racconterà il quadro normativo, ci renderemo conto di quanto è diventata complicata la storia. Che non è oggi che c'è una direttiva che prescrive 6-7 parametri che nessuno questa ha applicato, poi di questo parleremo. Attendo incentivi, aspetta, va, tanto che tempo, altro, non lo so. In una logica di coerenza, poi questo sono andato oltre, Presidente, poi dopo ti do la parola, in una logica di coerenza, lei è stato così corretto di dire che eventuali criticità non risolte, obiettivi mancati, li ha evidenziati? No, il 62%, cioè tu parli solo delle cose che ti fanno comodo di parlare. Perché non dici quello che volevi fare e non ci sei riuscito? E perché non mi dici quali sono le criticità che vuoi affrontare? Non dico che devi risolverle domani, che devi affrontare. Il 23% ha detto no, però non ci sto lavorando. Bene, sì, nel prossimo report. Quindi il 6% parla delle difficoltà di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e prende le misure per superare questo impasse. Continuiamo. Conosce la nota di direttiva? È uscita adesso. Verrà entro 18 mesi recepita dal governo italiano e dopo sono dolori. Dopo sono dolori. 6%, sì, la conosco. 65% no, non la conosco. È uscita. Come fai a non conoscerla? Se tu vuoi adeguarti a una cosa che sarà obbligata, come fai? Ne ho sentito parlare, meno male. Almeno sei sensibile. Questo è lo stato dell'arte. Cioè, noi stiamo parlando di sostenibilità da anni, stiamo parlando che tutto il mondo è diventato sostenibile. Nella ricerca dell'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo calcolato quante volte la parola sostenibilità è stata inserita nei claim pubblicitari. Siamo arrivati al 60% della pubblicità parlava di sostenibilità. Vi rendete conto che differenza c'è? Qui sono numeri, inutili che mi dicono che io sono arrabbiato. Io non sono arrabbiato per niente, a me non mi interessa. Sarei contento di potervi dare dei bellissimi numeri, ma questa è la realtà. E chiunque vuole, sono pronto a dimostrarlo. Cosa pensa? Figurati. Qui la maggior parte dice di no, però sentiamo quelli che ne possono dire. Ah, non saprei, meno male, non la conosce, non lo sa. Ma il 7 dice, non lo so, ma comunque mi complica la vita. Fa ridere, ma è vero. Sono altre spese improduttive, ecco il pessimismo cronico, che questi sono soldi buttati a fare la sostenibilità. Scritta da chi non fa impresa, questa è bellissima. E questo, devo dire, in parte gli do ragione. Perché chi ha fatto queste direttive, secondo me in azienda non c'è mai stato, perché sono delle cose, mi pare, fuori di ogni misura. Questo, il 12%, bella sta risposta, mette in ordine e fa chiarezza. Bene, questa è l'unica risposta che mi piace. Abbiamo finalmente una strategia chiara che vale per tutta Europa, quindi non vale solamente per noi. Dunque, allora,
Abbiamo sempre, qui abbiamo sempre gli imprenditori e i manager. La maggioranza si dichiara attento a migliorare il benessere lavorativo e è migliorata, cioè questi sono un confronto tra due ricerche fatte tre anni precedenti. Allora, il benessere lavorativo è aumentato più o meno del 7%. Ridurre l'impatto ambientale, anche questo del 5%, è maggiore interesse. Questo è forse l'unico dato che è positivo. Quei pochi che fanno il lavoro vogliono migliorarlo. È interessato a sostenere e realizzare iniziative di interesse collettivo? Erano il 31%, oggi sono 35%, un po' di meno. Erano il 29%, sono il 36%, che vuole realizzare iniziative di beneficio del tessuto produttivo del territorio. Bene, questo è veramente il valore dell'azienda che fa del bene al territorio. Erano il 64%, sono il 67%, siete creato e disposto a incrementare il livello di sicurezza all'interno dell'impresa. C'è un miglioramento, troppo lento, questo in tre anni, ma chiaramente è. Poi, e qui è il punto dolente, catena di fornitura. Tutte le aziende, più grandi sono, più è lunga la catena, quindi più sono le aziende interessate. Secondo la normativa, chi avrà l'obbligo di fare il bilancio dovrà rendicontare anche le caratteristiche della propria filiera. Quindi in pratica ci sono aziende che hanno 20.000 fornitori, 12.000, 8.000, 7.000. Voi pensate che è lavoro. Quindi chiederanno prima di ammetterti alla gara, ce l'hai già il documento di sostenibilità? Se no io non te posso prendere come fornitore. Questo la gente non l'ha capito ancora, e tra poco anche i piccoletti dovranno fare qualcosa, adesso non dovranno fare il bilancio, ma almeno le regole essenziali della sostenibilità dovranno risponderle. Quindi, allora abbiamo detto, ma questo l'ho saltato una cosa o sbaglio? Sì, no, non l'ho saltato, va bene. Allora, ho fatto questi rilievi, sempre il 21% delle grandi imprese adotta il codice di condotta, che però il codice di condotta genera univoco, l'ho fatto nel mio interesse, non interesse della mia catena. Tant'è vero che il 13% delle medie imprese ha disposto un albo di fornitori, anche qui con generiche caratteristiche, valgono per tutti. Nessuno ha studiato e personalizzato il modo di interagire con la propria catena di fornitura. È più basato sull'offerta, prezzo, qualità. Non è più, non ancora basato su prezzo, qualità, responsabilità sociale e ambientale. Raramente, qui perché c'ho quattro raramente? Perché è stato impossibile fare un numero, una percentuale, le risposte sono un po' vaghe, le ho dovute un po', come dire, accozzare, usiamo un termine strano. Vengono, voi fate i controlli, il vostro fornitore vi dice io faccio questo, 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 ma tu lo controlli? No, lo controllo raramente, anzi io direi quasi mai, però mettiamo tutto uguale. Raramente vengono evidenziati i criteri ESG, un po' più ICAM, cioè i criteri ambientali minimi, perché la pubblica amministrazione comincia a chiedere, meno male, però criteri ambientali, che sono una parte, ma non certamente la sostanza. E raramente viene proposto un servizio di assistenza per migliorare la qualificazione dei fornitori. Certo, io sono una grande impresa e ti voglio spiegare come si fa. Qualcuno lo fa, sono poche. Ed è stupendo perché vedi che l'impresa grande fa da mamma, da madre alle altre aziende. Nel 4% dei casi c'è attenzione al miglioramento e all'efficacia e all'efficienza del singolo fornitore che ha le potenzialità. Tu allevi i tuoi fornitori, li fai diventare grandi, li fai diventare più adatti a te, li fortifichi. Eccolo qua. Allora, ho fatto qui, ho fatto un casino, aspetta un attimo, scusate. Conclusioni. Aspetta, però, prima di concludere, vi voglio leggere una cosa. Ci facciamo due risate. Da un bilancio di sostenibilità di un'azienda di arredamento, ho copiato questo, ve lo leggo, non vi dico chi è perché sennò andiamo a dargli fuoco. Scusate, a proposito di uso disinvolto, questo lo scrivo io, di maniacali di parole inglesi,
voglio produrre questo estratto da un bilancio di società di una piccola e media impresa del settore arredamento. Il purpose e l'advocacy della nostra azienda ha diretto assessment nel vertice aziendale con lo sharing del chairman, board of directors, CEO, CFO e CMO. Determinante il ruolo del CRO che gestisse il safety risk e le clinical operations e la carbon captures, avvalendosi di una proprietary technology per una predictive maintenance dedicata all'LCA. Aggiorniamo continuamente il nostro metodo data driven, AI, intelligenza artificiale, più precisamente data science for resilience. Siamo orgogliosi dei nostri disruptive value chain scoring solutions che garantiscono il massimo revenue stream. Manteniamo con severità il commitment per la accountability e la compliance, riservando la massima attenzione agli stakeholder, monitorando l'awareness e l'engagement con appositi KPI di Facebook. Andate a fanculo. Io volevo andare a prendere la macchina e andare lì. Poi ho detto, vabbè, finisce male. Perché tu come puoi pensare, a parte che non ho capito che voleva dire, cioè chi di voi ha capito, me lo spiega. Ma neanche loro hanno capito cosa stanno scrivendo. Questo è un pazzo che ha preso l'indice, no, del vocabolario delle fesserie e ne ha fatto un testo incomprensibile. Quindi me lo porto appresso, ogni volta che faccio un convegno, la tolta un master, ho detto, ragazzi, fatemi un tema su questo, tutti, ma che sei matto, ma che gli scrivo? Conclusioni numero uno, qui continua a andare indietro. Allora, in definitiva, il numero delle imprese che presentano un report di sostenibilità è inadeguato per attivare con efficacia la promozione della cultura della sostenibilità. Sì, perché la cultura della sostenibilità diffusa è l'unica chiave perché la sostenibilità abbia successo. Cioè deve essere il cittadino consumatore che fa questo. È insufficiente per quantità e coefficiente popolare, certo, a parte che sono pochi, l'abbiamo detto, ma poi sono la maggior parte autoreferenziali, non sono coinvolgenti, non sono attrattivi, non è piacevole e interessante leggere questi bilanci, ce ne sono pochi. Noi lo facciamo perché ogni anno ci leggiamo i bilanci e tiriamo fuori quelli che secondo noi sono più leggibili. È insufficiente per quel convincimento, è arretrato rispetto alle prossime esigenze da soddisfare in linea con le CSR, vabbè, con la CSR europea. E non è in grado di garantire la qualificazione ESG dei Made in Italy, certo, l'abbiamo detto prima, questa è la sintesi. Quindi, come vedete, il numero delle imprese che presentano i reporti non ci sta bene, è troppo indietro. L'economia italiana merita molto di più. Il Made in Italy è un grande crescita, grande spolvero, ma c'è questi piedi di argilla che se non risolve sono guai. Due. Oh, ogni volta io, eccolo qua. Non è ancora ben chiaro che la trasformazione sostenibile è la madre di tutte le riforme. Mettiamocelo in testa. L'innovazione è bellissima, la tecnologia è bellissima, ma se non c'è questo, è inutile farlo. La maggior parte delle imprese non ritiene ancora convincente o solo necessario avviare un'evoluzione sostenibile in quanto la valuta un costo che non porta ricavi. È vero, io quando parlo, a parte che l'abbiamo visto via nelle statistiche, ma è di più di quello che è scritto nelle statistiche. È ancora una minoranza quella dei cittadini consumatori che può vantare condizioni sufficientemente chiare sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo è il vero problema. Se il cittadino non è consapevole quando fa gli acquisti, se il cittadino non capisce che quell'azienda bara o mente o fa danni, non compra più i suoi prodotti o i suoi servizi. La maggioranza dei cittadini non ritiene sincera e trasparente la comunicazione delle imprese, in particolare sul tema ESG. Certo, abbiamo detto prima, la parola sostenibilità è una delle più citate e più utilizzate nella comunicazione degli ultimi anni. È ovvio che quando vedi questi risultati ti rendi conto che c'è. Andiamo alla terza parte delle conclusioni. Eccolo. Giornataccia oggi.
diremmo sistemi, questo ogni volta, io poi mi impiccio con questi, no, addirittura, vabbè, ciao, aspetta, però vi ritiro, non ve lo do, grazie. Tre, gli standard nuovi, il GRI, questa è un'osservazione che faccio volentieri e questo purtroppo non mi crea molti amici. Gli standard GRI, quelli che fino ad oggi sono quelli utilizzati, hanno illuso molte imprese circa il fatto che per redigere un bilancio di sostenibilità fosse sufficiente riempire le caselle. Ti dà la lista delle cose che dovevi fare e quello le ha fatte, vere, false, ambigue, non importa, lo faccio. Con parole, intenti e prospettive vuote ed autoreferenziali, con poca identità e creatività. Questo è perché il bilancio non regge nessuno, sono tutti uguali. Io una volta feci un test a un master, presi un bilancio cancellando il titolo e l'azienda. Secondo voi che azienda è questa? Nessuno ci ha azzeccato. Eppure parlava chiaro, eh? Cioè, secondo voi chi potrebbe essere questa azienda? Quindi pensate quant'è il valore di questo bilancio. Chiudiamo. Se quello illustrato è lo stato di avanzamento della transizione ESG, cioè oggi siamo arrivati a questo punto, aggiornato l'altro mese, formalmente avviata dalla TIR del 2014, noi abbiamo dal 2014, 9 anni fa, abbiamo cominciato questa transizione. In 9 anni questo è il risultato. Significa che il percorso di adattamento alla nuova direttiva, che praticamente parte l'anno prossimo, che riguarda oltre 4.000 imprese, ricordiamoci i numeri, 1.506 piccole e 700 medio grandi e 700 grandi. Questa è la realtà della sostenibilità italiana. Sono 4.000, più i fornitori. Sarà lungo ed impervio, quasi inarrivabile senza un concreto cambio di passo e di metodo. Adesso ve lo posso dire. Grazie.